Negli ultimi anni il verdetto è diventato comune. La plastica è un problema enorme che ha raggiunto una scala globale. Se volete sapere quanto è grave la situazione attuale, iscrivetevi al canale e date un'occhiata a questo video sulle 10 calamità causate dalla plastica accumulata nell'oceano. Numero 10. Plastica o conchiglie? Sembra impossibile, ma è così. Ogni anno circa 570.000 granchi e remiti muoiono a causa dell'uomo e il suo uso indiscriminato della plastica. I granchi e remiti vagano tra le zone remote delle isole Cocos e l'isola di Henderson, ai due lati dell'Australia. Più di 500.000 di questi animaletti zampettanti confondono i rifiuti di plastica con le conchiglie che usano di solito per cambiare il carapace. Le isole sono quasi disabitate, ma la spaventosa quantità di plastica incastrata nella sabbia e nei banchi di vegetazione che crescono lungo la costa forma una barriera impenetrabile per i granchi e molti altri piccoli animali marini. Per questo motivo, la popolazione di granchi eremiti, importante anello di congiunzione per il corretto funzionamento dell'ecosistema tropicale locale, è ridotta all'osso. Le stesse isole, un tempo faro di natura incontaminata, stanno sprofondando sotto il peso della plastica. Numero 9. Buste nello stomaco. Il menù di oggi prevede 80 sacchetti di plastica. Vi sembra una proposta folle? Purtroppo è proprio quello che è successo a una balena ritrovata agonizzante sulla costa della Thailandia. I soccorritori hanno cercato di aiutarla, ma il suo destino era segnato. A causa dell'enorme quantità di plastica ingerita, la balena non riusciva a digerire il cibo salutare e il suo organismo ha iniziato a cedere. I soccorritori sono riusciti a farle espellere 5 buste, ma nell'arco di una settimana il povero cetaceo è passato a miglior vita. Quando i veterinari le hanno aperto lo stomaco alla ricerca della causa del suo malessere, hanno scoperto non meno di 80 sacchetti di plastica ingarbugliati nel suo intestino. Nessuno può sopravvivere con una quantità di rifiuti tale. Numero 8. Un anello soffocante. Gli squali hanno una cattiva reputazione perché alcuni di loro, la netta minoranza, hanno un temperamento aggressivo e a volte attaccano gli esseri umani. Anche se non ci piacciono, dobbiamo riconoscere che svolgono un ruolo molto importante nell'ecosistema marino e per questo vanno protetti. Quando il biologo marino James Sulikowski e la sua squadra hanno costeggiato le spiagge del Maine, si sono imbattuti in una brutta sorpresa. Avevano attirato uno smeriglio per raccogliere alcuni campioni per una ricerca sugli squali scombro, ma quello che hanno trovato superava la loro immaginazione. Il pesce era lungo circa 2,1 metri e aveva un anello di plastica stretto intorno al collo. Il professore sospetta che lo squalo sia rimasto incastrato nell'anello da giovane e che sia cresciuto con quella catena al collo per molti anni, provocandosi dei brutti tagli sulla pelle. Se la squadra non fosse intervenuta per rimuovere la plastica, il pesce sarebbe morto senza ombra di dubbio. Numero 7. Vitino da vespa. Gli squali non sono le uniche vittime degli anelli di plastica che vagano per il mare. Questa è Mae West, una tartaruga che è diventata famosa su internet a causa del suo aspetto deformato. Il suo vitino da vespa è il risultato della pressione esercitata da un anello di plastica in cui deve essersi imbattuta in giovane età, che le ha compromesso la crescita del guscio. Mae West ha un caratteristico corpo a forma di clessidra che rivela in tutto il suo splendore il dramma dei rifiuti abbandonati. La tartaruga è stata ritrovata 25 anni fa nelle fogne di New Orleans. Gli esperti ritengono che l'anello sia caduto da una bottiglia o una lattina di plastica almeno 30 anni fa. Mae non potrà mai avere un fisico pieno come quello delle altre tartarughe. Numero 6. 600 foche. Se pensate di non avere il fisico adatto per dare una mano, prendete esempio dal gesto eroico di Dreyer Nodet, un atleta di kayak che un tempo pensava soltanto alla carriera, ma che oggi ha trovato la sua vocazione nell'assistenza degli animali. Lui e la sua squadra si occupano di liberare le foche dai rifiuti di plastica in cui rimangono impigliate. A causa della loro natura giocosa, infatti, le giovani foche tendono a curiosare tra le masse di rifiuti galleggianti alla ricerca di oggetti interessanti. Spesso rimangono incastrate tra i detriti come le corde annodate o le reti fantasma, riportando ferite anche gravi e a volte scivolando dritte verso la morte. Circa 7 anni fa, Nodet ha notato che sempre più foche rimanevano vittime della plastica. Mentre era sul suo kayak, ne ha afferrata una e l'ha liberata. E da quel momento non si è mai più fermato. Numero 5. Casa di plastica.
Che cosa fareste se vi imbatteste in questo polpo nella sua tanto amata casa di plastica durante un'immersione in mare? Paul Sigurdsson ha sacrificato quasi tutta la sua bombola di ossigeno per convincerlo a trasferirsi presso un'abitazione meno artificiale. Il sommozzatore ha offerto al polpo delle conchiglie colorate, ma l'animale si è mostrato molto esigente e Sigurdsson ha dovuto sfoderare l'agente immobiliare che aveva in sé per estrarlo dal suo rifugio. Il polpo venato è un calamaro che vive nelle acque tropicali dell'Oceano Pacifico occidentale. Di solito si rintana nelle noci di cocco o nelle grosse conchiglie, ma può capitare che trovi rifugio in un bicchiere di plastica. L'animale non può sapere che il materiale flessibile del bicchiere non offre alcuna protezione contro i suoi predatori naturali, che probabilmente ingoierebbero in un sol boccone polpo e plastica in un pranzetto tutt'altro che salutare. Per fortuna Sigurdsson è riuscito nel suo intento e il polpo ha traslocato in una bella conchiglia. Numero 4. Plastica a tavola. I sommozzatori nella baia di Manta a Bali sperimentano ogni giorno di più le conseguenze dell'inquinamento da plastica nel mare. I flussi sottomarini smuovono quantità sconvolgenti di rifiuti che infastidiscono gli uomini e mettono in pericolo gli animali, che rimangono incastrati in questi labirinti di plastica. Questo diavolo di mare è stato intravisto mentre tentava di distinguere senza successo il cibo commestibile dai rifiuti precipitati sul fondo. Osservare un animale tanto maestoso soccombere agli inganni della plastica è deprimente e doloroso. Si stima che ogni anno circa 200.000 tonnellate di plastica affluiscano solo negli oceani che circondano l'Indonesia, partendo principalmente dalle località di Giava e Sumatra. I pesci mangiano le microplastiche che finiscono nel mare e gli esseri umani ingeriscono quegli stessi rifiuti quando portano a tavola il pescato del giorno. Numero 3. A bocca chiusa. L'inquinamento da plastica nelle acque dei nostri mari è un problema così grave che ogni piccola vittoria merita di essere condivisa col mondo intero, e questa non fa eccezione. Dei pescatori di San Paolo hanno avuto il privilegio di salvare un cucciolo di delfino da una situazione molto pericolosa. Il piccolo era rimasto incastrato nei manici di una busta di plastica che lo costringevano a tenere la bocca chiusa, privandolo di fatto della possibilità di nutrirsi. I pescatori hanno messo da parte le lenze e si sono lanciati immediatamente in suo soccorso, liberandolo dalla sua prigione di plastica. Il delfino, una volta salvo, ha spiccato un balzo fuori dall'acqua che i pescatori hanno interpretato come un cenno di gratitudine. Per il momento questo cucciolo è scampato alla presa della plastica, ma molti altri animali devono rinunciare al loro lieto fine perché non trovano nessuno che li aiuti. Numero 2. Uccelli marini. Non sono solo gli animali marini a dover fare i conti con la plastica nell'acqua, ma anche le numerose altre specie di uccelli che vivono nei pressi degli oceani. Il 44% di tutte le specie di uccelli marini è danneggiato dall'inquinamento da plastica. Gabbiani, albatros, beccacce di mare e tanti altri pennuti si cibano in acqua e finiscono inevitabilmente per mangiare dei rifiuti. Questo uccello, per esempio, è rimasto incastrato in un oggetto che ha scambiato per un'ostrica ed è morto di fame. Anche le reti fantasma e le corde annodate sparse per i mari possono rimanere impigliate nelle zampe e le ali di questi poveri pennuti, che devono quindi rinunciare alla loro vita quotidiana e cadono preda di animali più grandi. Gli uccelli, inoltre, non sono fisicamente in grado di riconoscere i rifiuti. L'animale che vi stiamo mostrando è un albatros deceduto, dal ventre pieno zeppo di plastica. Proprio come la balena, anche lui ha perso la battaglia contro una quantità impressionante di rifiuti. Ma prima di passare alla numero 1 di questa classifica, ricordatevi di mettere mi piace al video e iscrivervi al canale. Numero 1. Nel ventre della balena. A volte capita che i grandi animali marini, come le balene, finiscano a riva. Nel marzo del 2019, nelle Filippine, è stata ritrovata una balena deceduta con 40 kg di plastica nello stomaco. La scoperta è stata fatta dal direttore del museo D-Bone Collector Museum di Davao City, che aveva ordinato di impagliare la balena prima di esporla al pubblico. Il caso delle Filippine è solo uno delle migliaia di occasioni in cui gli animali hanno pagato con la vita le conseguenze del nostro inquinamento. Per sensibilizzare la popolazione globale, Greenpeace ha allestito un'installazione molto audace a sud di Manila, che raffigura una balena blu priva di vita, lunga quasi 15 metri. Gli artisti hanno riempito la bocca della balena di rifiuti raccolti dall'oceano. Se si guarda più da vicino, si può notare che la stessa balena è fatta di plastica.
L'associazione ha lanciato un appello alle nazioni del sud-est asiatico affinché prendano le misure necessarie per combattere l'inquinamento da plastica e fermare così il degrado ambientale. Alcuni studi sostengono che nel 2050 i mari ospiteranno più plastica che pesci. Voi che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime classifiche.